Salve, salve a tutti. Eccoci in compagnia del dottor Nicola Manzi, che vi parla l'avvocato Lorenzo Tamos. Commento articolo per articolo del Regolamento Generale 679 del 2016. Oggi, fortunatamente, commenteremo un articolo particolarmente breve, l'articolo 31. Quindi sempre capo quarto, sezione prima, obblighi generali del titolare, del responsabile del trattamento. E dovremo cercare di arricchire le due righe di cui è composto questa disposizione con alcune indicazioni di massima. Ecco, non ci addentreremo troppo nell'ambito dei poteri, dei ruoli, delle funzioni delle autorità competenti di controllo, perché poi commenteremo i vari articoli alle stesse dedicate, ma cercheremo di offrire una panoramica introduttiva. Ok. Quindi direi che Nicola può leggere il brevissimo Assolutamente. articolo e poi facciamo un'inquadratura. Perfetto, salve a tutti. Innanzitutto, articolo 31, cooperazione con l'autorità di controllo. Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante, cooperano su richiesta con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti. Formulazione molto ermetica, diciamo così, e si porta dietro anche in questo caso un mondo abbastanza vasto. E in considerando 82, no? Perché c'è un richiamo diretto nell'ambito del regolamento che riprende le motivazioni iniziali dello stesso, dove esplicitamente si dice che anche se in relazione alla tenuta dei registri di trattamento, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero collaborare con le autorità di controllo. Ecco, allora, le autorità di controllo corrispondono ai 27 Paesi membri. Non è detto che in ogni Paese membro ci sia esclusivamente un'autorità di controllo. Ricordo che la Germania ne ha quattro, ad esempio. Però veniamo al nostro garante italiano. Una rapidissima introduzione, perché poi, appunto, come ho detto, ci saranno gli articoli appositamente dedicati rispetto ai quali io e Nicola daremo maggiori e dettagliate informazioni. Il garante italiano è composto da un collegio che è l'organo di vertice, sono quattro membri, possiamo anche ricordare i nomi dei membri attuali che sono Stanzione, Celina Ferroni, Viglia e l'avvocato Scorza. Quattro membri, due di nomina della Camera dei Deputati e due di nomina del Senato. Il collegio al proprio interno elegge un presidente. Il garante è composto altresì da un ufficio e un segretario generale, nonché da 162, in realtà sono state aumentate con il decreto legge 39 del 2021, unità. Ecco, vi sono anche dei dipendenti pubblici o di altre pubbliche amministrazioni fuori ruolo o in aspettativa, e lo stesso garante può anche avvalersi di collaboratori esterni a tempo determinato o altri consulenti, oltre che della Guardia di Finanza attraverso il relativo reparto specializzato che si occupa in particolare delle ispezioni. Diciamo che il garante non ha soltanto le funzioni, ma anche dei poteri. Il garante in generale, soprattutto quello italiano, è stato attrezzato di una serie di prerogative veramente quasi, non dico infinite, ma sicuramente non sente il bisogno di averne altre. Le funzioni sono tanti, sono le funzioni di promozione della conoscenza e della consapevolezza dei principi del regolamento. Può esprimere pareri previsti ex lege ove richiesti, deve dare delle informazioni sui diritti all'interessato e trattare reclami, supportare gli interessati nei reclami, compiere operazioni di accertamento, di cooperazione e assistenza reciproca con gli altri garanti, verificare gli sviluppi tecnologici e sociali, anche perché è un'autorità di sostentamento. Abbiamo visto che gli sviluppi tecnologici e sociali sono particolarmente importanti per dare attuazione al principio di accountability, deve dare consulenza per determinati trattamenti e deve contribuire anche all'attività del board generale, dell'IDPB generale, di cui fa parte con un proprio membro. L'autorità di controllo ha anche dei poteri, una serie di poteri, li indico rapidissimamente.
ovviamente svolgere indagini sull'applicazione della normativa eurounitaria, ottenere accesso a tutti i dati e tutte le informazioni, rivolgere avvertimenti, può aggiungere, può ordinare, può imporre limitazioni provvisorie e definitive ai trattamenti, promuovere segnalazione riservata di violazioni. Ecco, ha un unico dovere l'autorità garante, quella di denunciare i reati. Questo è l'unico dovere tra i tanti poteri, le tante funzioni che alla stessa sono state attribuite. E poi predispone una relazione annuale al Parlamento e al Governo che viene normalmente letta da parte del suo Presidente. Le funzioni del garante e i poteri sono esercitati senza alcuna spesa da parte degli interessati o da parte del responsabile del trattamento. Ecco, la normativa non è ben chiara con riferimento invece ai titolari del trattamento, rispetto ai quali quindi si potrebbe anche ipotizzare, alla luce delle norme più generali, che lo stesso garante possa richiedere un contributo. Non vi sono competenze per l'autorità garante rispetto alle autorità giurisdizionali, ma nell'esercizio delle loro funzioni, nonché anche quelle giudiziarie svolte dai pubblici ministeri, e ovviamente tutti i poteri, tutte le funzioni di questa autorità amministrativa indipendente, così carica di ruoli e di competenze, sono esercitati nei modi, nelle forme e nei limiti della legge, anche generale. Ecco, tenuto conto ad esempio della legge sul procedimento, notissima, 241 del 90. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro, Nicola? Sì, mi piacerebbe aggiungere un paio di elementi, no? In questo breve articolato si parla ovviamente di questi meccanismi di cooperazione che hanno sicuramente una naturalezza nel momento in cui l'autorità garante può richiedere informazioni al titolare responsabile per quanto riguarda un trattamento, una violazione, un data breach, eccetera. Però questo articolato è abbastanza ermetico e soprattutto la parola compiti espone, diciamo, a un maggior dovere di collaborazione da parte di titolari responsabili e rappresentanti del titolare sul territorio, perché aprono la strada anche ad altre tipologie di attività, come potrebbe essere uno dei compiti dell'autorità garante, per esempio la promozione della consapevolezza. Il garante potrebbe chiedere ad alcuni partner o comunque ad alcuni titolari del trattamento, eccetera, anche questo tipo di attività. Il limite chiaramente è la proporzionalità, tu facevi riferimento alle leggi, la proporzionalità è la ragionevolezza della richiesta. Prima accennavi al fatto non deve costituire un aggravio chiaramente per il titolare, per il responsabile, però è un dovere di collaborazione che può diventare molto ampio a seconda di come noi interpretiamo questi elementi. Dopodiché sappiamo benissimo che anche se andiamo a leggere, oltre al considerando 82, anche il considerando per esempio 129, che il garante per la protezione dei dati personali, sempre tenendo presente comunque l'ordinamento nazionale, ha la facoltà di accedere nei luoghi, di accedere a tutti i database di questi titolari, e anche in queste attività ovviamente la collaborazione deve essere estrema proprio in virtù di questo dovere sancito dall'articolo 31. Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. No, diciamo che l'Italia si è un po' caratterizzata e ha preferito distinguersi da altri paesi europei sostenendo le misure e le procedure che possono essere realizzate da parte del garante con norme a carattere penalistico, anche abbastanza severo, no? Leggevamo poc'anzi, mi pare, il 168 secondo paragrafo del codice 196-2003, che addirittura prevede una sanzione penale piuttosto rilevante nel caso in cui, con intenzione, il titolare o responsabile del trattamento non cooperi e turbi l'attività di controllo del garante. Quindi, a differenza della Danimarca, ad esempio, noi abbiamo ritenuto di alzare l'asticella
imponendo e prevedendo un pacchetto di sanzioni penalistiche per nulla poco significative. Ecco, tu prima accennavi al tema degli accertamenti rispetto all'obbligo di cooperazione, e io direi questa cosa, no? La distinzione importante che c'è da fare rispetto a due norme sempre del nostro codice nazionale, l'articolo 157 e l'articolo 158, perché il primo, il 157, attribuisce all'autorità garante la facoltà di richiedere informazioni sul contenuto, anche sul contenuto di banche dati, o di richiedere l'esibizione dei documenti. A differenza dell'altra norma, il 158, che invece attribuisce la facoltà e il potere al garante di accedere alle banche dati, agli archivi aziendali o di compiere altre ispezioni o altri tipi di verifica nei luoghi del trattamento e se occorra ivi effettuare delle rilevazioni. Alcuni così amatori della materia dicono: ma guarda, io ai miei clienti, quando capita una richiesta di informazione, una richiesta di accesso, dico sempre di stare attenti, di farsi mostrare il relativo mandato da parte degli incaricati, possono essere i sottufficiali della Guardia di Finanza accompagnati dai tecnici se dovessero accedere alle banche dati, come di altri incaricati da parte dell'autorità garante, e di non consentire l'accesso alle banche dati se viene meramente richiesto, senza un corrispondente ordine che distingua tra questi due poteri attribuiti all'autorità di garante, quindi richiesta di informazione da una parte e accesso dagli altri. Però ecco, io tutto sommato ribadirei questo concetto, cioè la scelta europea, in particolare quella italiana, è quella di imporre una cooperazione che sia basata sulla buona fede e sulla trasparenza. Quindi non esiste in sede di ispezione, di accertamento amministrativo, un diritto di chi è sottoposto a questo tipo di ispezione e accertamenti di non dire la verità. In realtà, in sede di accertamento o rispetto alle richieste che possono essere avanzate dall'autorità garante, conviene sempre assolutamente essere trasparenti e riportare una realtà che sia coerente con quanto effettivamente è stato fatto o non fatto in termini di trattamento dei dati, perché anche questo tipo di atteggiamento collaborativo, anche ammissivo, può essere calcolato, può essere soppesato rispetto alla eventuale sanzione che potrebbe essere comminata. C'è proprio una recentissima Cassazione che è andata proprio in questo senso, nel chiedere al garante di tener presente questo spirito collaborativo e quindi nel abbattere, diciamo, la sanzione che era stata comminata. Quindi è molto importante il dovere di collaborazione anche poi nelle fasi successive, che potrebbero essere quelle patologiche, di un'ordinanza di ingiunzione. E questo perché, Nicola? Perché ci troviamo di fronte a diritti fondamentali. Certo. Cioè, non si può, rispetto a dei diritti fondamentali che non sono comprimibili fino alla loro esautorazione, ma sono soltanto limitabili in maniera proporzionata rispetto ad altri diritti altresì rilevanti da prendersi in considerazione, non si può che richiedere ai titolari responsabili che trattano i dati personali degli altri un tipo di collaborazione che si basi sulla veridicità e sulla trasparenza di ciò che viene fatto, perché altrimenti verrebbe meno lo stesso concetto di diritto fondamentale che deve accompagnare la vita e la persona, sempre di più tra l'altro in questo mondo digitale ormai animato dai sistemi di intelligenza artificiale. Perfetto, credo siamo arrivati alla fine, ci rivediamo la settimana prossima con l'articolo 32, molto importante, del regolamento europeo. Grazie a tutti per averci ascoltato. Arrivederci, alla prossima.